I mezzi e i modi con cui dire la Shoah sono sempre insufficienti. Arrivano laddove si interrompono e si spezzano. Siamo stati più volte tentati di non dare voce alla nostra esperienza, ma il rischio era di gettarla nell'oblio. Abbiamo scelto allora di dare forma alle nostre emozioni e trasformarle in sentimenti. Ne è uscito un racconto di parole, immagini, suoni, musica e silenzi. Un racconto varie volte interrotto. Un racconto non lineare, ma l'esperienza ad Auschwitz non lo è. Auschwitz spezza razionalità, linearità e senso. Abbiamo lasciato spazi vuoti e tempi muti, perché ciascuno possa, se vuole, iniziare il ritorno da Auschwitz. Ho enormi difficoltà a scrivere di Auschwitz, perché ogni frase mi sembra inadatta, incompleta. La Shoah rappresenta qualcosa di così eccessivamente grande che tende a schiacciarmi ogni volta che mi trovo a pensarla e, soprattutto, ora, a testimoniare la mia esperienza. Io non ho mai conosciuto quel dolore, quella fame, quella morte. Per questo motivo, tutte le mie parole mi sembrano vuote, prive di una testimonianza sufficientemente reale. Voi, che vivete sicuri nelle vostre tiepide case. Voi, che trovate, tornando a sera, cibo caldo e visi amici. Considerate se questo è un uomo. Considerate se questa è una donna. Giganti fogli compongono quel libro. Nomi su nomi di sommersi e sopravvissuti sono scritti su quelle pagine. L'uomo è il colpevole. Noi. Sì, proprio noi. Noi che, nonostante le nostre paure e le nostre debolezze, siamo in grado di compiere atti disumani, atti che nessuno sa spiegare. Ribrezzo e timore sono le emozioni che mi nascono dal cuore. Come poter sottrarre un bambino alla propria madre? Come poter sopportare di vedere bambini che, invece di disegnarsi per mano ai propri genitori, si rappresentano separati da uno spazio bianco? Come riuscire a non provare alcuna compassione? Auschwitz ci ha lasciato ferite che non guariranno mai, cicatrici impresse nelle nostre anime. Quando la guida ci ha detto, le persone venivano ad Auschwitz eleganti perché, iniziando una nuova vita, dare una bella impressione sarebbe stato vantaggioso. Eravamo nella stanza dei vestiti. Erano tutti abiti belli ed eleganti. In quel momento mi sono resa conto di quanto i nazisti agissero per annientare gli ebrei, non solo fisicamente. Deportati arrivavano con la speranza di iniziare una nuova vita, e si trovavano, invece, davanti solo alla morte. Ci siamo preparati in tutti i modi possibili per affrontare questa esperienza. Ma esiste veramente un modo per prepararci? Ogni reazione, ogni sensazione ed emozione che abbiamo provato sono state singolari. Ci siamo trovati disarmati, quasi spogliati di ogni nostra conoscenza di fronte a questa esperienza. Felici quelli che sono morti senza aver mai dovuto domandarsi: se mi strappano le unghie, parlerò? Ma più felici quelli che non sono stati costretti, usciti appena dall'infanzia, a porsi l'altra domanda. Se i miei amici, i miei compagni d'armi, i miei capi strappano le unghie a un nemico dinanzi ai miei occhi, cosa farò? Se ci fossi stata io, come mi sarei comportata? Prima di partire, probabilmente avrei risposto che non sarei mai stata capace di voltare le spalle a simili eventi, né tantomeno sarei stata in grado di compierli. Tuttavia, se c'è una cosa che ho capito visitando Auschwitz, è che la risposta che mi sono data non ha alcun valore. Perché io non c'ero, perché io non l'ho vissuto, ma soprattutto perché io non capisco.
Non capisco come possano uomini simili a noi aver fatto quello che hanno fatto. Non capisco come si possa aver taciuto di fronte a tanta inumanità. Ma forse non c'è nulla da capire, se non che tutto è avvenuto insensibilmente, con mute accettazioni e con abbandoni impercettibili. Chi decise, in quel caso, fu l'occasione. Bastò quella a trasformare anche la vittima in carnefice. Davvero mi sarei opposta ribellandomi, rischiando di essere uccisa? Certo, non lo posso sapere, ma ho paura di no. Ho paura di essere nella zona grigia, tra coloro i quali sapevano, forse capivano, ma non facevano nulla. Ignorare la realtà è molto più facile che affrontarla, molto più facile ammettere solo una realtà di comodo in cui credere. È così che però, anche io, che non avrei avuto il coraggio, avrei reso possibile ciò che è successo. E ho paura. Nella vita non bisogna mai rassegnarsi, arrendersi alla mediocrità, bensì uscire da quella zona grigia, in cui tutto è abitudine e rassegnazione passiva. Bisogna coltivare il coraggio di ribellarsi. Avrei avuto coraggio di ribellarmi a violenze così atroci e inutili? Coloro che hanno avuto questo coraggio sono eroi. Sono eroi della nostra storia e fonte di ispirazione, perché hanno saputo perseguire quelli che sono i nostri diritti. Non provate a giustificare quegli orrori con la parola follia, perché non ha niente a che fare con la Shoah. I campi nazisti erano completamente razionali. Nella loro organizzazione e struttura non c'era neanche un'ombra di follia. Eppure è difficile credere che siano stati pensati e costruiti dall'uomo. Per chi leggendo l'esperienza della Shoah la vede come qualcosa di distante anni luce, come una dei tanti terribili eventi che sono successi nella storia e su cui ormai non si può fare nulla. Soffermatevi a pensare a fondo e vi renderete conto che non sono poi così lontani. Ora ad Auschwitz il prato è verde. Un silenzio inoffensivo domina nell'aria, ma chiudendo gli occhi lascia ancora spazio al suono dei passi affaticati dei prigionieri, alle urla delle Gestapo, ad immagini che a noi, che non potremo mai comprendere davvero il dolore di quella gente, arrivano talvolta a sembrare una sorta di incubo. Invece è successo tutto. Credo che ricordare sia ammettere senza omertà o paura quanto l'uomo possa cadere in basso. Un mondo che non ricorda è un mondo senza futuro. Una volta entrati a Birkenau, non vedi niente. Cammini lungo le rotaie e arrivi all'incrocio e la paura aumenta. Poi inizi ad attraversare la via della morte e il nome di questa dice tutto. La paura, l'angoscia aumentano esponenzialmente e inizi a capire che queste emozioni continueranno a crescere fino ad arrivare al limite. Continui su questo stradone che sembra infinito, anche mentalmente, sei in gabbia. Ti volti a destra, a sinistra, guardi avanti e indietro o chiudi gli occhi e vedi sempre la stessa cosa, niente, e senti solo silenzio. Tutte le emozioni hanno raggiunto il limite, inizia la fase decrescente ed è questo il momento più difficile da superare, perché l'unica emozione che hai in corpo, che copre le altre, è la rassegnazione, perché capisci che tutti i valori in cui credevi svaniscono. Prosegui sulle pietre e ancora il silenzio e le emozioni continuano a calare. Arrivi circa a metà e ti fermi ad ascoltare una testimonianza di un ebreo che passò in quella strada come te, però nelle condizioni più brutte che si possano pensare, separato da tutti e da tutto, che deve attraversare questa strada buia, solo. L'impatto emotivo che ho provato è stato provocato dall'immensità di quel campo. Sconvolgente è stato vedere come fosse circondato da nulla, se non solo dalla natura, dal silenzio incomprensibile ed incolmabile. Un sentimento che via via aumentava mentre visitavamo il campo è stato una sorta di sensazione di vuoto. Un vuoto che, sommandosi all'immensità dei 13 ettari di terreno, diventava quasi soffocante. Ovunque mi giravo, ovunque guardavo, avvertivo un senso di mancanza.
Tutti i racconti delle vite umane in quel campo aumentavano questo sentimento. Tuttavia, per quanto strano possa sembrare, questo vuoto, seppur opprimente, è riuscito comunque a farmi riflettere. La visita ad Auschwitz e Birkenau è la prova evidente di quali terribili atrocità siano state commesse contro tutta l'umanità. Ciò che è accaduto può ritornare. Le coscienze possono nuovamente essere sedotte ed oscurate. Anche le nostre. Perché queste atrocità sono state commesse da uomini come noi. Noi che abbiamo visitato Auschwitz siamo diventati i portavoce della memoria dei sopravvissuti. È nostro dovere diffondere questo messaggio e non permettere che il tempo cancelli la memoria della Shoah. Abbiamo capito che oggi più che mai è necessario che i giovani sappiano, capiscano e comprendano. È l'unico modo per sperare che quell'indicibile orrore non si ripeta. È l'unico modo per farci uscire dall'oscurità. Viaggio. Un viaggio implica un ritorno, ed è a questo punto che dobbiamo fare i conti con l'esperienza. Ad Auschwitz ci hanno detto che al nostro ritorno avremmo dovuto raccontare, raccontare per non dimenticare. Ma cosa dire? Tutto quello che si poteva dire è ormai stato detto. Questo non significa che possiamo sospendere il giudizio e scegliere la strada del silenzio. Dobbiamo scegliere come agire dopo ciò che abbiamo visto con i nostri occhi e sentito da coloro che hanno parlato. Dopo il viaggio, ho capito e preso una scelta su come testimoniare oggi, ricordando da uomini l'uomo che ad Auschwitz è morto, smettendo di temere l'emozione, con il suo disgusto, orrore, tristezza e commozione, ma lasciando che essa penetri e vibri in noi, così da riuscire a trasformarla in sentimento grazie alla comprensione e alla riflessione intima e profonda. Solo attraverso il sentimento possiamo trasmettere agli altri qualcosa di quello che abbiamo vissuto, per non portare questo peso da soli. Così noi diventeremo testimoni, come uomini, dell'umanità uccisa. Come facciamo noi, figli della pace, a cogliere l'enormità della sofferenza dei veri testimoni, i sommersi? Immedesimarsi è impossibile e ce ne rendiamo conto ancora di più avendo calpestato la stessa terra, avendo percorso le stesse vie. Attraverso le nostre parole forse possiamo portare avanti la memoria della Shoah e suscitare un dubbio nelle persone che ci ascoltano. Un dubbio sulla natura dell'uomo che ci spinga a considerare in modo più critico la realtà e noi stessi. Wiegener, Wiegener Feuer, der Wind spielt auf der Leier, er spielt so süß im grünen Ried, die Nachtigall, die singt ihr Lied. Wiegener, Wiegener Feuer, der Wind spielt